Una cosa importante è che in tutto questo, torniamo al grafico del petrolio, sia che io abbia usato il futures, sia che io abbia usato l'opzione, io ho prefissato il prezzo di fornitura a scadenza, ho stabilito una data alla quale o riceverò un pagamento cash che mi bilancia l'extra costo o diventerò proprietario fisicamente di una certa quantità di barili di petrolio. E in tutto questo, nel frattempo, non ho pagato il controvalore della merce, quindi non ho dovuto sborsare subito 70.650 dollari. Li sborserò alla fine, quando dovrò fisicamente andare a comprare la merce. Quindi, nel frattempo, io pago soltanto una minima frazione del controvalore del contratto, e anche questo è un vantaggio dell'hedging rispetto al dire non voglio stare a fare tutto questo casino dell'hedging, mi prendo subito in casa la materia prima, così ce l'ho già lì, so già quanto l'ho pagata e il problema non mi si pone più. Ok? Quindi questo qui è il risultato. In realtà questo qui è la linea del rischio aziendale con sommata sopra l'operazione di copertura. Che cosa succede se voi fate la sommatoria di questi due payoff? Ottenete una roba di questo tipo. Vediamo se riesco a farla. Voi ottenete una roba di questo tipo. Così. Cioè il vostro payoff netto finale è la linea rossa. Che significa che se il prezzo sale e quindi l'hedging era necessario, perché altrimenti voi avreste avuto un extra costo, no? Cioè voi sareste rimasti nella vostra linea del rischio aziendale, la linea retta discendente. Siccome verso l'alto la neutralizzate con il payoff della call comprata, voi rendete orizzontale il payoff. Ma non è orizzontale sovrapposto alla linea dello zero, perché comunque il costo dell'operazione a voi rimane in tasca. Quindi siete in una parallela della linea dello zero, leggermente sotto zero, quanto sotto zero il costo dell'operazione. Ok? Da lì voi arrivate a un certo punto, che è lo strike della call che avete comprato, al di sotto del quale voi avete un costo fisso che non vi neutralizza il recupero esatto del costo, perché il recupero del costo è proporzionale alla discesa, mentre il costo è fisso. Quindi voi avete comunque un beneficio crescente e avete un punto di pareggio che è dato dallo strike della call comprata meno il premio pagato per quella call. Se lo strike era 73 dollari e l'abbiamo pagata 1,50 dollari, il vostro vantaggio è da 71,5 in giù, perché fino a 71,5 in giù il petrolio sta calando, quindi voi lo pagate di meno, però avete comunque il costo della call e quindi alla fine il vostro saldo è negativo. Però è negativo costante e siccome il vostro costo è negativo costante, ma il vostro beneficio è positivo crescente, il payoff complessivo è positivo crescente. Chiaro? Quindi dal meno costo dell'opzione, pian pianino risalite, arrivate a un break even, oltre il quale è tutto beneficio netto. Se a scadenza il petrolio è 60 dollari, voi avete risparmiato tutta la discesa da 73 a 60. Però avete speso 1,50 dollari di copertura, è come se spendesse 61,50. Ok? Questo è il beneficio dell'hedging fatto con l'opzione call comprata quando si è compratori della merce, ossia si è clienti di qualcuno. Per ogni contratto derivato ci sono due controparti, una long e una short. Quindi da una parte qualcuno guadagna, dall'altra perde. Il gioco dei derivati è un gioco a somma zero. Nel caso del contratto futures,
chi comprava il futures lo comprava da uno che si metteva in direzione contraria e che quindi avrebbe guadagnato da un'eventuale discesa. Con le opzioni è lo stesso, solo che c'è una fortissima differenza data dalla asimmetria del payoff. Perché? Come si determina il payoff delle due controparti? Facciamo di nuovo tabula rasa. Se questo qui, scusate, sono contrario, se chi compra un contratto futures ha questo payoff, cioè guadagna in proporzione alla salita, perde in proporzione alla discesa, la sua controparte ha una posizione speculare, diametralmente opposta. Quindi guadagna se il prezzo scende, perde se il prezzo sale. E quindi è un gioco a somma zero, no? Se guadagna uno, perde l'altro la stessa cifra, se il primo guadagna, perde il secondo la stessa cifra. La somma è sempre zero. Con le opzioni, che cosa succede? Che il compratore di una call, stiamo sempre ragionando soltanto sulle call, ha un payoff asimmetrico e quindi se il prezzo sale guadagna in proporzione, se il prezzo scende perde in misura fissa. La sua controparte che payoff ha, come nel caso del futures, non faccio altro che specchiare il payoff verticalmente rispetto all'asse orizzontale. Facciamo rosso. Ce la posso fare? Allora, vado all'indietro. Non riesco ad annullare il cambio del colore. Vabbè, facciamolo blu. Il payoff del venditore allo scoperto è questo qua, più o meno occhio, ok? Devo passare ovviamente nello stesso punto di break even del compratore, dove il compratore va a zero, il venditore è a sua volta a zero. Quindi il compratore che posizione ha da un punto di vista concettuale? Se sale guadagno, se scende perdo, ma so già quanto. Al massimo quello che ho speso. Il venditore allo scoperto ha il payoff speculare, quindi sa che se il prezzo scende guadagna e sa già quanto, se il prezzo sale perde in proporzione, perché deve bilanciare il profitto del compratore. E qui una domanda potrebbe sorgervi spontanea: ma chi glielo fa fare a uno di essere venditore allo scoperto di una call, quando se va bene incassa X e se va male può perdere anche 20 volte X? Perché questo effettivamente può succedere. Ok? Allora, il problema, o meglio, la risposta alla domanda, è che il problema è molto meno semplice di quanto non appaia. Perché il gioco, permettetemi il termine tra virgolette, delle opzioni, è un gioco probabilistico. Tutto dipende dalle probabilità da una parte e dall'altra. Allora, in termini estremamente generalisti, quando noi facciamo un'operazione di borsa, qualunque, abbiamo, diciamo, 5 macro scenari di scadenza. O sale tanto, così. Diciamo che oggi siamo qua, no, non volevo fare questo, volevo fare un disegno a mano libera. Questo è il mio strumento, io qui lo compro. Che cosa può succedere nel momento in cui lo compro? O sale tanto, o sale un po' di meno, o rimane orizzontale, o scende poco, o scende tanto. Ok? Il compratore di un'opzione call guadagna soltanto dalla salita, cioè il prezzo deve salire per remunerare chi ha comprato la call, ma non solo. Rifacciamo qui in basso piccolino il payoff della long call. La long call è fatta così, ok?
qua c'è lo strike, non è che un centesimo sopra lo strike per me è uguale profitto, perché sto recuperando il costo ma non sono ancora inutile. Guardate il payoff. Il payoff da meno premio, cioè quello che ho pagato per l'opzione, non è che da un millimetro oltre lo strike passa in positivo, comincia a salire in 45 gradi. Ma questo significa che il mio break even è strike più premio, non strike più uno zig. Quindi c'è un tempo di recupero anche oltre lo strike, prima di andare in zona di utile. Questo significa che rispetto alla condizione iniziale, supponiamo che lo strike sia uguale al prezzo corrente dello strumento nel momento in cui io compro la call, non mi basta che salga per farmi guadagnare, deve salire oltre il break even per farmi guadagnare. Quindi come compratore dell'opzione, che cosa succede? Che se il sottostante scende tanto, cioè finisco qua, perdo il premio pagato. Se scende poco, cioè sono qua in mezzo, perdo il premio pagato. Se rimane stabile, perdo il premio pagato. Ancora. Perché se a scadenza sono ancora qui, io perdo il premio pagato. Se sale poco, finisco qua in mezzo, perdo non l'intero premio pagato, ma comunque perdo. Soltanto in caso di salita oltre una certa soglia, finalmente entro in zona di profitto. Quindi, in termini estremamente generalisti, l'acquisto di opzioni ha le probabilità fortemente contro, perché l'unico scenario favorevole è questo su 5 possibili. Quindi è vero che chi si mette in posizione contrapposta guadagna relativamente poco e ha un potenziale rischio fortemente elevato, ma le probabilità sono molto di più dalla sua parte che non dalla parte del compratore. E quindi, di nuovo, questo è soltanto un gioco probabilistico, perché gli eventi vanno analizzati criticamente da un punto di vista statistico e probabilistico. Questo se parliamo di speculazione. Se parliamo di hedging, il discorso è diverso. Io compro la call perché ho finalità di hedging, non è un problema se perdo, perché quel costo lì sono disposto a sostenerlo, perché mi interessa molto di più il beneficio se serve. Se l'opzione di copertura serve, il beneficio derivante dall'aver comprato una call è molto superiore al rischio di perdere il premio pagato. Quindi sono prospettive radicalmente diverse, quelle dello speculatore e quello del ledger che vuole coprire la posizione di rischio di un'azienda. Okay? Ma vi ho parlato delle controparti per dire che in ogni contratto ci sono due controparti, una da una parte e una dall'altra, ma nell'ambito del ledging si fa soltanto lato compratori, perché adesso vedremo cosa succede lato cliente, lato produttore. Qui eravamo lato cliente. Se sono lato cliente, il mio rischio è verso destra, mi copro con una call comprata. Se invece sono produttore, in che direzione è il mio rischio? Lo sappiamo già, verso sinistra. Come lo copro? Ve lo devo ancora far vedere. Okay? Ma non si copre il rischio opposto a questo vendendo allo scoperto una call, perché non è facendo l'operazione contrapposta a questa che si neutralizza il rischio contrapposto. Questo era il punto dove volevo arrivare. Perché mentre nell'ambito dei futures, se il mio rischio è così, io mi metto così, se il mio rischio è dall'altra parte, io mi metto in direzione contraria, quindi se il mio rischio è qua, compro futures, se il mio rischio è questo, vendo allo scoperto futures, che faccio l'operazione contrapposta. Non è la stessa cosa qui. Se io sono esposto verso l'alto, compro call, se sono esposto verso il basso, non vendo allo scoperto call, devo fare un'altra cosa, che è quello che andiamo a vedere adesso.